Oggi mi trovo in Vico Dritto Ponticello, che era ed è tuttora una via in salita che collegava Piazza Ponticello appunto alla Porta di Sant'Andrea, che oggi conosciamo tutti come Porta Soprana. In origine la via non era come la vediamo oggi, era colma di case sia da un lato che dall'altro, e tra queste case inglobava anche la Casa di Colombo, ed è proprio lì che ci stiamo recando. Ciao Valentina! Ciao Dario, come stai? Tutto bene? Molto bene, grazie. Allora, stiamo cercando di scoprire qualche segreto d'Esena, e in questo caso abbiamo davanti quello che è un luogo molto interessante. Sono responsabile di produzione per la cooperativa di Solidarietà Lavoro che gestisce Casa Colombo. E noi qua facciamo servizio di accoglienza, biglietteria, visite accompagnate, laboratori per bambini, e all'interno del progetto di comunità del Sestiere del Molo appunto organizziamo anche degli eventi insieme agli altri partner del progetto di comunità. Bene, quindi tantissime cose, però io oggi sono qui per scoprire qualche segreto. Ti va di svelarmene due o tre? Sì, pochi, però pochi. D'accordo, ti seguo. Ma questa è realmente la casa, è stata realmente la casa di Colombo? Allora, intanto benvenuti. Allora, abbiamo qualche dubbio, nel senso che ci sono degli atti notarili in archivio qua a Genova che ci raccontano che in questa via, in Vico Dritto di Ponticello, appunto avete narrato un po' del quartiere, ha acquistato la casa un certo Domenico Colombo, era padre di Cristoforo Colombo. Lui era uno scardassiere, era un lanaiolo, infatti questo era il quartiere dei lanaioli, e acquistò qui una casa in questa via. Poi se fosse stata esattamente questa casa non possiamo saperlo, comunque questa era un esempio, un prototipo di casa della metà del 400. Durante i restauri sono stati anche ritrovati delle parti che sono effettivamente medievali, come ad esempio il pavimento piuttosto che le travi. Ovviamente sono stati fatti dei rimaneggiamenti nel corso dei secoli, però possiamo dire che in qualche modo questa è una casa simile a quella in cui ha abitato Cristoforo Colombo quando era un bambino, un ragazzino, insieme alla sua famiglia, papà Domenico, la mamma e i tre fratelli. Esatto, anche perché come abbiamo detto in apertura del servizio, Vico Dritto Ponticello era una stradina in salita colma di case sia da un lato che dall'altro, colma però fino a un certo punto, perché non era, e lo possiamo vedere tutt'oggi, una strada tanto, tanto lunga, quindi comunque se non è stata questa è stata probabilmente una molto molto vicina. Esattamente. Procediamo. La Santa Maria, una caravella molto importante, mi spieghi qualcosa di più, un segreto. Cristoforo Colombo è stato per molti un riferimento e personaggio importante di Genova, che è stato il capitano Enrico d'Albertis, era un fans di Cristoforo Colombo, tant'è vero che ha dedicato questo rilievo delle caravelle alla casa, quando appunto la casa alla fine dell'Ottocento è stata dichiarata museo. Lui fece fare questa targa e fu posizionata qui. Quindi questo rilievo, come leggo, è stato appunto donato nel 1892. Questa è una curiosità, un aneddoto molto molto interessante. In occasione del quattrocentenario della scoperta dell'America. Questo chiostro non è sempre stato ubicato in questo luogo. Da dove arriva esattamente? Arriva dalla chiesa di Sant'Andrea, una chiesa molto antica degli inizi del Medioevo, che era posizionata sulla collina di Sant'Andrea. Mi sveli un aneddoto particolare, un qualcosa che sicuramente sanno in pochi. Questa zona di Genova è stata bombardata nel 1684. Qui abbiamo la testimonianza di una palla di cannone che finì nel centro storico. Con questa curiosità, con questo segreto, io ringrazio Valentina. Grazie a voi. Grazie, è stata bravissima. Inoltre, tra i segreti da scoprire in questo piccolo borgo, in questo punto molto particolare di Genova, c'è una targa dedicata ai Trilli, nel ricordo di Pippo e Pucci.
Per i segreti Desena di oggi è tutto. Io vi do appuntamento alla prossima volta. Vi invito a seguirci, a iscrivervi al canale YouTube Dario il Leggendario, attivate la campanella e rimanete sempre aggiornati, perché sul canale non ci sono solo i segreti Desena, ma tante, tante altre cose interessanti. Un saluto dal Leggendario.